messo online il video delle tue lezioni, si vedono un po' male, perché si sente quello che si dice, perciò li potete riguardare come volete. Allora, oggi guardiamo l'HTML e i fogli di stile. Volevo chiedere quanti di voi hanno già utilizzato un po' di HTML, un po' di formattazione, un po' di stile, fare anche una pagina web molto semplice, oppure se avete... Alzate la mano, quindi... No, attenzione, ma sono più vero. Ok, allora faccio... Chi è che non l'ha mai utilizzato? No, perché di solito tu si alzava la mano. Di solito fai, chi l'ha utilizzato? Due, chi non l'ha utilizzato? Due, così. E va bene, allora, in realtà la lezione di oggi è per farvi vedere un po' le ultime novità che ci sono nella HTML della versione 5 e nei fogli di stile della versione 3. Quindi all'inizio vi farò un pochino di storia, vi racconterò, io le slide le tengo solamente per ricordarvi più o meno tutto quello che volevo dire, perché tanto non si legge quasi niente in questi primi due, perciò non mi preoccupate, sarebbe provato. E niente, interrompetemi, fatemi domande, si parla, io volevo fare una panoramica generale su quello che è successo nel mondo del web con prima dell'introduzione dell'HTML5 e poi di stile versione 3 e che cosa sta succedendo ora. Farò qualche esempio con dei pezzettini di codice brevi, già scritti, quindi non vi spaventate, solo per fare le differenze, e poi alla fine o a metà vediamo un po'. Ho anche dei pezzettini di codice semplici di come proprio si crea all'inizio una pagina HTML o si dà delle semplicissime formattazioni, e in quel modo anche, infatti, mi immaginavo che tanti non l'avessero mai vista, in quel modo si potete vedere un po' che consiste, come si inizia, questo più o meno è lo scopo. Poi ricordatevi che l'idea di questi incontri, che sono solo di due ore, quindi ognuno è un'introduzione all'argomento che vogliamo fare, è solo per farvi conoscere questi qui che sono quelli che abbiamo chiamato insieme al centro per l'impiego comune i nuovi mestieri del web. Quindi ogni lezione che introduce su un argomento, come avete visto, perché qualcuno che lavora su quella materia ne parla un po' del suo lavoro, un po' di quella materia, secondo se l'argomento è più o meno tecnico, quindi o più chiacchieroso o più pezzi di codice. L'importante è che vi rendiate conto qual è l'aspetto che vi interessa di più di questi nuovi mestieri del web, perché come vi avevo detto, poi alla fine del corso chiederemo a tutti quale sarà l'argomento che interesserà di più per fare un corso specialistico, dove faremo vedere appunto come si utilizza o quello strumento, come si utilizza il prodotto, come si o che consiste quell'argomento, insomma, solo quello scegliere di fare un corso specializzato, dove secondo me ecco quello darà delle ottime basi per utilizzare questo tipo di prodotto, di soluzione, che è quindi insomma cercherò di toccare un po' tutti gli argomenti di questa materia per farvi rendere conto di che cosa si parla, di che cosa si tratta. Quindi interrompetemi senza problemi, fatemi qualunque domanda. Poi il corso sarà aperto a tutti quelli che hanno partecipato a questo, ma anche a altre persone che si vorranno specializzare in quella materia. L'unica cosa è che terremo un numero di posti inferiore a disposizione, proprio perché sarà una cosa più tecnica. Allora, chi vuole fare una pagina web, un sito web, ma anche non chi vuole fare il sito in sé, ma anche per esempio se utilizzate un CMS, come ha fatto vedere Marco l'altra volta, dove magari inserite solamente un articolo, cioè avete un blog di qualunque materia, insomma, un blog di sport, un blog di cucina, e inserite un articolo ogni volta, ecco, anche lì vi può servire. Perché? Perché nell'articolo si scrive solamente testo, senza immagini, senza colori, senza formattazioni, altrimenti se volete dare un'immaginazione un po' più carina vi serve sicuramente una base di HTML. Esistono gli editor anche appunto per CMS con i quali potete dare il grassetto, il corsivo, tutte queste cose, però molto spesso non bastano per fare l'immaginazione come volete, e quindi occorre fare un prodotto graficamente strutturalmente migliore, occorre eventualmente cercare di inserire il codice della formattazione dello stile in modo poi da ottenere un risultato un po' più gradevole o più adatto a quello che vogliamo noi, quindi potrebbe essere un po' adatto a tantissime cose, non è che serve solamente a costruire un sito da zero, una pagina da zero. Oppure, sempre l'esempio che facevamo vedere Marco l'altra volta,
cambiare colori, ecco, anche in questi casi qui è importante conoscere queste cose, anzi spesso è quello da dove si inizia, perché diciamo le fasi iniziali potrebbero essere due, uno per capire un po' la struttura, per metterci le mani, per vedere come funziona, fare una semplice pagina da zero con un po' di formattazione, un'altra invece potrebbe essere prendere un CMS della sua struttura di HTML già pronto, alla sua struttura di amministrazione già fatta e anche un foglio di stile dove anche di scelta, a seconda del tempo del grafico scegliere, dove c'è tutta la parte grafica di formattazione già fatta e poi andare a fare delle piccole modifiche per rendersi conto di cosa accade. Sono tantissime, ci sono tante possibilità per iniziare a formare questa riunione. Ho preso questa slide per farvi vedere un po' quanti anni è che esiste l'HTML, che è quelle varie versioni, si sono succedute nel tempo. Quando sono stati introdotti questi CSS, cioè fogli di stile, qui fa vedere anche l'introduzione del JavaScript, che è un linguaggio che si può utilizzare sulla pagina web per fare delle cose più dinamiche, più interattive con l'utente. Le VS sono succedute negli anni, quando siamo arrivati alle ultime versioni. Vabbè, l'informatica è abbastanza veloce, vedete ci sono tantissime versioni che sono state sviluppate in questi anni. E questo ha portato sicuramente un enorme beneficio al web, infatti non so se vi ricordate i siti di 6-7-8 anni fa come erano, come sono quelli di oggi, è chiaramente una differenza mostruosa, già se guardate Facebook per esempio, quante cose interattive ci sono, qui l'utente interagisce, che vengono fuori, compaiono nel momento in cui l'utente fa un'operazione, ti danno suggerimenti, consigli, eccetera. Una cosa comunque negativa hanno portato è che devono essere tutti questi standard supportati dai cosiddetti browser, cioè i programmi che utilizziamo per andare su internet, non so, da Internet Explorer, da Firefox, a Chrome, Opera, Safari, eccetera. Ognuno deve supportare sempre nome specifico, se no dovremmo inserire per caricare una pagina e potrebbe succedere qualunque cosa, potrebbe non venire visualizzato correttamente, non funzionare. Ma non solo, anche i browser ci sono tante versioni, negli anni escono nuove versioni, che cosa fanno? Hanno nuove funzionalità e per di più cercano di allinearsi alle nuove specifiche. Insomma, c'era l'HTML 4, siamo passati al 5, deve uscire una nuova versione del browser, un aggiornamento, un'integrazione che supporti queste nuove versioni. Vedete, negli anni si legge male, ma insomma si parte dal 94 con Netscape, 95 Internet Explorer 1 e 2, fino arriviamo al 2004 alla prima versione di Firefox, nel 2008 la prima versione di Chrome e così via, fino ad oggi siamo alla versione 17 di Chrome, la versione 11 di Firefox, eccetera. Questo ha portato a far sì che ogni sviluppatore preparasse un browser con la sua ultima versione sviluppata più compatibile possibile con tutte le ultime specifiche. Però non so se vi sarà capitato, probabilmente sì, se guardate in certi casi le stesse pagine in browser diversi vengono visualizzate in modo un pochino diverso e questo perché non tutti i browser supportano le ultime specifiche. Per di più, se ne parlava un po' l'altra volta a margine della lezione, se può accadere che sviluppiamo o inseriamo un sito delle tecnologie che sono quelle delle ultime specifiche, non so, HTML5 appunto, e poi magari ci sono delle persone che hanno una versione vecchia che esiste ancora lì. Non so, Windows XP, una versione di Windows parecchio vecchia, e quindi devono usare browser più vecchi perché poi per quella versione non è tutto video per cui vengono dati di aggiornamenti, versioni nuove dei programmi, e quindi hanno delle versioni magari ferme un po' di anni fa. Ecco, anche in questo caso può capitare che se utilizziamo le ultime tecnologie, le ultime specifiche per fare un sito, un'applicazione, questa cosa, a quel punto con i browser vecchi non funziona perché proprio non è supporto, e quindi può capitare questa situazione qui e bisogna un po' tenerla sotto controllo. Allora io, a me in genere non importa niente della retrocompatibilità, se c'è bene, se no non mi importa assolutamente niente, però invece ci sono vari tipi di siti per i quali può essere interessante funzionano in modo corretto diciamo anche con browser più vecchi. E poi ricordatevi anche che oggi tutto quello che è il web deve funzionare bene non solo sui PC come fino a un po' di anni fa o su computer portatile, su netbook, ma anche sui tablet, sui cellulari, e quindi lì cambia tutto, cambia così tanto la dimensione e la risoluzione dello schermo che comunque ci vogliono dei prodotti che riescano a far affrontare diciamo, in modo poco faticoso questa cosa, che è pensabile costruire un sito interamente perché deve funzionare sul cellulare. Ecco, questi strumenti danno anche tutte queste possibilità. Queste sono un po' di informazioni, diciamo, di argomenti che riguardano
oggi nella panoramica volevo farvi vedere solamente una o due cose, cioè vorrei farvi vedere l'ultimo scritto, la semantica e il backup, il linguaggio in sé. Ecco, vorrei farvi vedere una breve introduzione a questo aspetto dell'HTML5, cioè l'aspetto della semantica, e poi qualcosina sui fogli di stile, delle novità che sono state introdotte. Faccio una brevissima, non fate caso se mi dite tutto, tanto che lo racconto io, perché sono tutti solamente per ricordarmi un po', non ho fatto tempo a tutto. Allora, qual è la cosa più importante che è stata in tutti gli ultimi anni quando si parla di web? Ecco, è stata quella di separare queste tre parti. Quando costruiamo un sito, un'applicazione sul web, se si potrebbe chiamare oggi, ha diversi aspetti. Uno, la struttura. Quella che si fa con questo linguaggio HTML, ora poi faccio vedere qualche pezzettino di codice più esattamente cosa è. Un'altra invece è lo stile, la formattazione che viene fatta con il CSS, e poi come vi ho detto ci potrebbero essere delle parti più dinamiche che interagiscono con l'utente, che vengono fatte con qualche linguaggio che ho segnato qui, è JavaScript. Ecco, la cosa più importante nello sviluppo di questi tre argomenti anni è stata la loro separazione, cioè non mischiare queste cose. Quelle vecchie versioni di HTML, anzi, se vi ricordate, i fogli di stile sono nati, quindi c'è scritto CSS dopo che è nato l'HTML. Questo portava al fatto che all'inizio non ci poteva essere questo tipo di separazione, okay, tra la parte di struttura, di contenuti e la parte di formattazione e paginazione, e quella eventualmente di interazione. E questa cosa in effetti si è portata avanti negli anni, perché è successo fino a un po' di anni fa, ma anche oggi è abituato a utilizzare questi linguaggi nelle versioni precedenti, comunque non è sempre abituato a separare esattamente questi tre livelli, anzi sono anche i corsi che certe volte, visto che non vengono separate, ma vengono utilizzate proprio magari la formattazione all'interno del codice HTML, cioè. Invece, questa qui è una delle grandi differenze e è molto importante. Vedete, ancora non abbiamo visto un pezzo di codice, perché lo sviluppo di questa tecnologia è un sviluppo molto concettuale. È chiaro, poi basta scritto il codice, la scritta, la pagina, insomma, non si vede. Però l'importanza che è stata data proprio nelle ultime versioni è quella concettuale, cioè come scrivere le cose, come farle bene, come separarle, come semplificarle, come riuscire poi avendo una struttura fatta in questo modo, c'è una struttura, una separazione tra quelle che sono le varie attività che si devono svolgere, è molto più facile da utilizzare, soprattutto se ci si lavora anche in gruppo, comunque se si deve riguardare una pagina stampata anche da noi un pochino di tempo fa. Un'altra cosa molto importante, vedete c'è scritto non HTML e basta, ma HTML semantico. Perché? Perché una delle principali caratteristiche di una versione dell'HTML è proprio la semantica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fino alle versioni precedenti quello che era l'HTML in sé come linguaggio non dava la possibilità di definire esplicitamente e automaticamente un significato, se mantiene un significato, di definire il significato di quello che stiamo scrivendo, che stiamo facendo. Oggi il web si è evoluto, se pensate una volta c'era quello che si chiamava il web 1.0, siamo passati a quello che è stato chiamato web 2.0, ma insomma così nomi che sono stati dati a delle idee, non hanno fatto l'evoluzione che c'è stata tra il web 1.0 e 2.0 fondamentalmente era la parte social, collaborativa. Ecco, l'evoluzione successiva è quella semantica, del significato delle cose. Perché il web sta diventando sempre più complesso, ci sono tantissimi contenuti. Pensate quando fate una ricerca su Google, ma anche se andate su un social network, una ricerca su social network. E allora, per riuscire a capire quali sono i contenuti che stiamo cercando, quindi li vogliamo utilizzare, come li vogliamo utilizzare, l'idea è stata proprio quella di dare un significato a ogni cosa che facciamo, ok? Con un significato modificato nella struttura. Fra l'altro questo ha dato origine anche a tantissimi tipi di attività, per esempio non solo legate strettamente al web come lo stiamo vedendo ora, ma anche per esempio a quelle che sono le biblioteche online, le biblioteche digitali. Immaginatevi se ogni volta che mettete qualcosa sul web, non so, per esempio un certo tipo di libro, nella struttura dell'HTML creato questa biblioteca digitale c'è anche il significato di quel tipo di oggetto. Il significato potrebbe essere il titolo, l'autore, e che si capisca automaticamente che quel campo, se in quella descrizione si capisce il titolo, quello d'autore, quella alla data di pubblicazione, eccetera. Quella lì, per esempio, semplice, immaginatevi per dati molto più concreti.
sono l'HTML, l'HTML è composto, HTML la sigla sta l'H per cioè HTML sta per Hypertext Markup Language, cioè un linguaggio con cui riusciamo di markup, cioè di etichette con cui riusciamo a scrivere un ipertesto, cioè un testo come quello delle pagine web, dove non c'è solo grafici, ci sono anche immagini, collegamenti, musica, video, eccetera. È fatto in questo modo, in istruzione HTML, allora qui interazione tra queste parentesi e appunta, c'è tutto si chiama elemento, questa cosa la chiusa tra le parentesi appunta in genere si chiama tag, lo si deve dire migliori di volte, ad esempio chiamato così. All'interno del tag di solito c'è in questo caso la P, un nome che rappresenta il tipo di elemento, potrebbe essere un elemento, in questo caso P sta per paragrafo, ci potrebbe essere un H che sta per intestazione, eccetera. E poi ci sono degli attributi con degli elementi, in questo caso classe, uguale, il valore che deve assumere. Poi in questo caso ci sono dei contenuti, qui i caratteri del testo, dove c'è scritto il nome della parte finale del tag. Con questa struttura riusciamo a costruire le pagine HTML, perché? Perché ognuno di questi tag ha un significato, poi vedremo appunto per l'HTML5 siamo andati molto profondo con i significati, e quindi sappiamo quello che voglio scrivere. Per esempio ci sarà un tag per l'immagine, sarà un tag dove tra gli attributi ci sarà la possibilità di inserire l'immagine e comunque il percorso, l'immagine sul disco che visualizzerà l'immagine, un altro per fare una tabella, un altro per fare l'intestazione e così via, un po' tutte le cose che vedete all'interno delle pagine. Certe cose sono un po' più complicate, altre cose sono un po' più semplici. Altri tag serviranno per, cioè, se avete visto quando per esempio inserite dei dati su internet, non so, l'utente la password, o dei dati per una ricerca, cliccate sul pulsante che lancia la ricerca, comunque lancia il login, inserimento dei dati, ci saranno dei tag che servono per queste cose, per inserire i dati, per lanciare, per far comunicare questi dati. Quindi questa è la struttura, di per sé l'HTML è abbastanza semplice, non ha grosse complicazioni. Ora vedremo qualcosa. Ecco, questo è rosso, che è buono, visto. Ecco un esempio di quella che potrebbe essere un'istruzione HTML. Questo tag div che vedete in genere un tag che nell'HTML4 e in parte anche nell'HTML5 viene utilizzato per creare una sezione a sé stante di testo, di immagini. E qui si fa subito un esempio fra quello che potrebbe essere una cosa che semanticamente è migliore di un'altra, più corretta di un'altra. Per esempio qui ora non so se si legge, ma c'è questo tag div, quindi crea una sezione, dove poi ci andiamo a scrivere, questa è la mia intestazione, quindi stiamo creando un elemento che per cui ha il significato di più un'intestazione, potrebbe essere il titolo di un paragrafo, il titolo del blog, per esempio so, c'è un blog, potreste avere le ricerche, le mie ricerche. E poi gli dà un po' di informazioni sulla formattazione, per esempio la dimensione del carattere, eccetera. Allora, questo è un caso tipico, viene fatto vedere spesso. Perché? Perché è corretto, funziona bene, è corretto anche quelle specifiche in realtà tecniche dell'HTML5, però qual è il significato? Noi stiamo scrivendo una riga di HTML per creare una intestazione. Siccome già esistono le tag che sono apposta per l'intestazione, che sono per esempio questo qua giù in fondo, H1/H1, e l'inglese ci fa scritta l'intestazione, allora questo è un esempio di come si può utilizzare in modo semanticamente corretto un'informazione che noi mettiamo sul web tramite i giusti tag dell'HTML. Se ci sono dei tag che servono per fare qualcosa che ha quel significato lì, vanno usati quelli. Tutti e due probabilmente danno lo stesso risultato in tutti i browser, tutti e due sono tecnicamente, stilisticamente corretti, ma il secondo rappresenta il significato che per noi ha quel tipo di, questo caso testo, ma in genere il tipo di oggetto che noi stiamo inserendo. Immaginatevi. Scusa, ma infatti quelle informazioni in meno, cioè il carattere del 300% di forza di dolto, oppure se deve essere 10, perché c'è di 9, perché allora i tag si portano dietro, questo per impostazioni predefinite del browser, già certe formattazioni, quindi se prendi l'H1 è l'intestazione, l'H1 più grande.
grande, la piattaforma più vicina, un pigia c'ha il carattere più grosso, però può succedere spesso, magari, non so, la potresti costa un viola, se ce la aggiungi e senza nessun problema. Proprio la seconda è più. Dal punto di vista semantico sì, perché è un'intestazione, magari se c'è la seconda, una cosa no, però essendo per un'intestazione, immaginate che se per esempio un motore di ricerca vuole fare una ricerca su quelli che sono i titoli di un argomento che hai visto, ecco, in questo modo lo può trovare facilmente, quindi può fare la ricerca per qualche o se no anche per esempio dal punto di vista dell'accessibilità, mettiamo che un non vedente può utilizzare questa pagina, ecco, gli interpreti della pagina riescono, ciò che gliela leggono, per esempio, informazioni importanti lo può capire subito, ma così in genere anche per un'applicazione per motivo di ricerca di utilizzo di quelle informazioni per fare questa cosa. Immaginate anche per esempio i social network, quando si cercano argomenti correlati nella pubblicità, per esempio l'argomento su quelli che di cui stai discutendo te o di cui hai discusso, non so, visto che si tiene ad esempio la parte social network del tutto, insomma, parli di automobili e magari ti viene automobili. Ora oltre a fare delle ricerche testuali potrebbero essere delle ricerche più importanti sulle prestazioni, ci sono migliaia insomma, di esempi, e questo è un esempio di come si considera il significato delle cose quando le stiamo scrivendo utilizzando su internet. Una cosa importante è che l'HTML, come avete visto dallo schema con le date inventato dal mio temporale, si è avuto del tempo, che non è che il 5 arrivo pochissime volte in cui una nuova versione ha cambiato completamente quello che c'era prima o non la resa compatibile. Tutti vogliono fare sempre la stessa cosa, cioè sempre per costruire le pagine, e si cerca sempre di, cioè comunque il 2005, un consorzio mondiale che è verificato questi standard, ha cercato sempre di dare una continuità a questo sviluppo. Prima dell'HTML5 i due passi più importanti sono stati l'HTML4 e l'XHTML1. Troverete spesso queste sigle anche nelle pagine, troverete spesso che vengono utilizzate e citate. Ci si chiede perché c'è stata questa evoluzione, ma semplicemente perché, come si è detto, con il 1.0 e il 1.0 successivo si è avuto il nostro modo di utilizzare internet, come noi vogliamo da internet, come noi ci troviamo. Fondamentalmente l'HTML4 non dava la possibilità, comunque era molto complesso con le versioni 4 di HTML fare dei contenuti dinamici come vediamo oggi, e quindi questo è principalmente la seconda che ha dato origine al fatto di creare un nuovo tipo di nuova evoluzione di questo linguaggio, estremamente adeguata a quello che volevamo oggi, dando un forte peso al significato delle cose che facciamo. Poi chiaramente anche questo limite per fare cose più dinamiche, cioè però è molto più semplice sia fare cose dinamiche sia utilizzare un linguaggio di programmazione. Quando fu finito lo sviluppo, poi è bellissima questa produzione storica dell'HTML4, poi 4.0.1 con delle specifiche delle funzioni, all'inizio fu della messa un'altra strada di seguire quello che è l'XHTML, che per esempio è hypertext, markup language, ma X sta per estensibile, era un linguaggio sempre simile all'HTML, ma che dava delle regole molto più precise, molto più dovevano essere eseguite con precisione. E fra l'altro, vedete, in fondo c'è scritto nel rosso, era proprio molto restrittivo l'utilizzo, cioè come veniva utilizzata la sintassi. In HTML4 potevamo mettere certe cose, abbiamo visto prima un tag che si apriva con una P, c'era un test e si chiudeva con una P. Ecco, nell'HTML4 quasi poteva mancare la tessura, poteva mancare tante cose, funzionava bene lo stesso. Ecco, la HTML invece, l'XHTML, dava una sintassi molto più rigida, doveva essere usato solamente in quel modo lì, la sintassi doveva essere proprio quella, non si poteva dimenticare niente, e se si faceva una validazione ci segnalava con due errori anche delle piccole commissioni che potevamo fare, che non influivano su due. C'è stata anche un'evoluzione ancora da parte del 2.3c sull'XHTML, però questa, a differenza dell'XHTML, che dopo l'HTML4 è stata utilizzata tantissimo, viene utilizzata tuttora, in realtà quando si fa una pagina web lo vedrete, le sue specifiche vengono utilizzate in sintassi anche nell'HTML5. Ecco, l'XHTML della versione 2 è diventato veramente più disautomistico, nel senso non era più compatibile con le versioni precedenti, eccetera. E quindi è molto più
detto, la semantica prima di tutto, poi c'è dei nuovi elementi e del nuovo API. Le API sono delle librerie, delle funzioni che si possono utilizzare per fare delle cose, per esempio, vedete, per aggiungere audio, per aggiungere video, per aggiungere certi tipi di grafica, Ci sono un sacco di cose che sono molto carine dal punto di vista estetico e facili da utilizzare. Nuove funzionalità per standardizzare e poi delle cose anche che prima era complicato, per esempio dei messaggi di errori, non so, voi inserivate nome, cognome e anno di nascita, magari l'anno, la data di nascita, era un formato diverso da quello che voleva chi aveva fatto la pagina. Ecco, per dare più segnalazioni, controllo di errori, eccetera, era molto complesso, era una delle funzionalità che in automatico fanno queste cose, quindi viene velocizzato normalmente proprio tantissimo questo tipo di controlli, di segnalazioni di errori. E pensate che oggi queste cose non esistono veramente nelle pagine, quindi il programmatore che fa la pagina è una cosa sicuramente importante. Tutto questo è stato fatto sempre tenendo il più possibile la compatibilità con i vecchi browser, con le vecchie specifiche, e nel caso in cui non ci siamo fatti più a qualcosa, di cercare di far funzionare in qualche modo, almeno in parte, il contenuto, ok? Cioè che non succeda se la versione è completamente troppo vecchia, il browser per esempio sta utilizzando, non succede, non si vede niente, che si riesca a in qualche modo a visualizzare, e poi che non ci sia da preparare tutto da zero, cioè da fare cose. Vale, questa è un'introduzione, se avete qualche domanda, solo per fare un po' di storia di come si è evoluto l'HTML in questi anni. Quando si scrive una pagina, come si fa? Per chi non l'ha mai visto, niente, all'inizio è semplice, basta prendere un editor di testo, qualunque editor di testo, anche proprio un blocco note, dove si scrive solamente testo, scriverci le prime informazioni di una pagina HTML e basta. Se la salvate con un'estensione addirittura .html, quando ci cliccate sopra ve l'apre direttamente il browser e vedete il contenuto della vostra pagina, quindi non è che ci vogliono strumenti particolarmente complessi, basta un po'. Di solito che cosa fanno gli strumenti che vi aiutano un po' a scrivere la pagina? Magari, ecco, vi fanno notare se state scrivendo le cose bene, vi suggeriscono, magari iniziate a scrivere un target, tipo intro title, e vi suggeriscono quelle lettere matita che ci sono, eccetera. Insomma, vi colorano un po' diverse le cose, vi contano le parentesi se le avete messe bene o male. Vedete allora, il primo esempio, se non si vede ve lo leggo, ma tanto quello lì, è come si inizia l'impostazione di un documento in HTML4. Si dà una specifica del tipo di documento, è quella lì, se questo URL lo mettiamo sul web funziona, c'è proprio la specifica dell'HTML4, e gli si danno le informazioni sui contenuti di quello che ci sarà nella pagina. Quindi c'è una pagina con contenuto HTML, utilizzerà questo set di caratteri. Il secondo blocco invece è una pagina HTML, però scritta in XHTML, la versione 1.0. E vedete che lo stesso c'è un'intestazione dove viene detto quale specifica stiamo utilizzando e poi anche un'altra informazione che gli dà quello che si chiama lo spazio di contenuto, le regole con cui deve essere fatta questa pagina. E poi le stesse informazioni sul tipo di contenuto e vedete invece l'ultima è una pagina fatta in HTML5. Non c'è bisogno di tutte queste informazioni, è estremamente semplice. Quando trovate scritto all'inizio di una pagina doc type HTML e basta, vuol dire una pagina che è fatta in HTML5. Non c'è più bisogno nemmeno di tutte le altre informazioni, solamente del tipo di caratteri che volete usare. Questo perché ci sono tanti tipi di caratteri, ma immaginatevi anche per non andare lontano, un paese che utilizzano particolari lettere accentate, ok? Quindi sempre una specificazione di caratteri è molto importante. Vi volevo far vedere, per esempio, se andiamo su Google, tanto per fare un esempio, ok, la pagina proprio di ricerca, quella principale, e guardate, col tasto destro seleziono visualizza sorgente pagina, cioè come è scritta questa pagina, a parte che le pagine di Google sono complesse, parecchio complesse, però ora qui non so se si legge, ma all'inizio c'è proprio scritto doctype HTML, per dire fatta in HTML5, così la maggior parte dei siti che vedete oggi, insomma, o fatti di recente, che sono aggiornati, sono fatti tutti in HTML5, quindi è una specifica, cioè non è che si sta parlando di cose che ci saranno fra cent'anni, specifica di cose che vengono fatte già.
come si scrive una prima pagina? Ora così iniziamo a vedere un po', cioè si parla sempre a scatto, non ci prende troppo, e poi alla fine bisogna scrivere per far comparire qualcosa di grande. Ecco, questa è la scritta Word, facciamo molto, di solito programmatori è tradizione, quando fanno una prima pagina che rappresenta qualcosa ci scrivono sempre Hello World, anzi lo cercate su Wikipedia, c'è anche più di storia di questa cosa, mai, cioè di come mai il fatto che insomma, è una funzione. Ecco, quella che vedete è appunto la prima, il primo blocco è una pagina dove c'è scritto Hello World, là su in cima dove compare proprio la scritta Hello World, scusate ma non ve lo posso vedere. Ecco qua c'è questa scritta Hello World, è l'unica scritta che c'è nella pagina perché i contenuti della pagina sono all'interno di queste due tag che si chiamano varie, che è il corpo della pagina. Quella che sopra è l'indicazione che si è visto prima. Quindi questa è una pagina scritta in XHTML e quella sotto è l'HTML4. Vedete che in realtà cambia l'indicazione, la pagina è molto semplice. Questa invece è la stessa pagina scritta in HTML5. La prima parte è quella proprio, come vi dicevo, le specifiche non sono molto restrittive. Volendo uno può omettere tantissime cose e rimangono queste poche righe e basta. Ecco, in modo invece un pochino con una sintassi più completa, in realtà questa è una sintassi che rispetta le regole dell'XHTML, cioè è una pagina fatta in questo modo, perché di più, ma è comunque più leggibile. Se volete, tanto per farvi rendere conto, forse tanti di voi non l'hanno mai visto, si fa una pagina HTML, vi faccio proprio vedere come quello che vi ho detto ora, che cosa succede, non c'è nessuna magia, copio questo pezzettino di testo, potrei scriverlo a mano, non ci prima a copiarlo, e poi che vi ho detto, basta aprire un editor di testo qualunque, guardate, faccio un file vuoto, un file di testo, lo chiamo pagina.html, quindi lo so questo nome, lo apro con un editor qualunque, cioè lo dice per io non mi piace, ma insomma con un editor va bene anche troppo note, e ci scrivo proprio questo testo, ok? Quindi il tipo di documento, document.html, linguaggio utilizzato, insomma, ci metto una riga. Il titolo della pagina, che è all'interno di questi due tag che si chiamano title, e il contenuto della pagina all'interno, come ho detto prima, è di questi due tag che si chiamano tag. I tag funzionano in questo modo, in genere, poi vedremo altri casi eventualmente, si scrive il tag, quindi aperta la parentesi a punta, il nome del tag, chiusa la parentesi a punta, tutto quello che c'è dentro per far capire al browser che abbiamo finito di scrivere il contenuto relativo a quel tipo di tag, scriviamo la stessa cosa ma con uno slash davanti al nome del tag, ok? Vedetelo come se questo fosse l'inizio e questa la fine del tag, cambia solo che c'è lo slash che rappresenta il fatto che è stato chiuso, quindi diciamo che abbiamo aperto un tag body scrivendo semplicemente e l'abbiamo chiuso. Stessa cosa poi all'interno abbiamo un paragrafo, questa P, sta proprio il paragrafo, e lo chiudiamo scrivendo lo stesso tag ma all'interno delle parentesi del tag, okay? Quindi cosa gli stiamo dicendo? Fondamentalmente il pezzo di codice che ci interessa è questo qua, che il corpo della pagina al momento all'interno del corpo c'è solamente un paragrafo rappresentato da questo tipo, la scritta Hello World. Quindi cosa ci si aspetta che venga quando su questa pagina si va la scritta Hello World? Va bene, lo salvo, lo lancio, Firefox guarda e viene scritto Hello World e abbiamo fatto la nostra prima pagina. In realtà poi possiamo usare elementi un po' più complicati ma la struttura è questa, diciamo che scrivere la pagina HTML è estremamente semplice, basta conoscere i vari tag che ci sono a disposizione e soprattutto capire lo strumento su quale la struttura va tanto così. Un pochino più difficile, più complicato invece è il lavoro del grafico, quello che fa Marco, insomma, ho fatto lezione l'altra volta, cioè impaginare per bene tutti questi elementi, perché state immaginando che mettete tanto testo, delle immagini, dei menu, eccetera, a quel punto distribuirli nella pagina diventa molto complicato. E a quello ci pensa quello che è la parte di stile, i fogli di stile, perché chiamiamo CSS. Dopo vi faccio vedere qualche altro esempio
cambiato esattamente quello che abbiamo scritto noi, non è cambiato niente. Ok, mi sembra complicato anche ora. Abbastanza semplice. No, non siete d'accordo? Chiedetemi se ci avete qualche dubbio. Sì, allora, i tag sono quelli della specifica dell'HTML5, quindi nella specifica dell'HTML5 ci sono tutti i tag che si possono usare. E ci sono... come? Sì, no, vabbè, comunque, diciamo, non so tantissimi tag, però che farò vedere un po' di più. Però c'è il principio che sono elencati sia per l'HTML che il CSS, dove sono elencati tutti i tag suddivisi per, diciamo, tutto lo scopo del funzionamento, con esempi, eccetera. Che abbiamo visto il tag di, guarda, basta che mettiamo su Google, sì, scriviamo, so, HTML, PIF, di solito, ecco, vedi, i primi, tra i primi risultati ci sono sempre questi della Google Tedesco, che sono quelli, cioè è quel sito dove vengono raccolti queste informazioni, per esempio, poi vabbè ci sono tanti siti che partono. Guarda, andiamo qui, per esempio, e questo sito è abbastanza chiaro, fa capire un po' tutto, vedi, dice questa è la pagina del tag PIF dell'HTML, a sinistra c'hai una guida con tutti gli argomenti che riguardano l'HTML, poi se vai a vedere l'intero argomento ti dà di cosa tratta, il tag, che fa parte della cosa che usa, e vedi, ti dice questo qui serve per fare un paragrafo, si fa in questo modo, si scrive P, il testo e slash. Ti dice i browser che supportano questa cosa, però questo è uno dei primi tag, sono stati inseriti, quindi lo supportano tutti. Ecco, ti dice se ci sono delle differenze tra le varie versioni dell'HTML utilizzate. E poi non solo, ti dice se quel tag può supportare qualche attributo, visto che prima si è fatto l'esempio, ce n'è del tag che ci possono essere degli attributi. E ti dice il tag qui supporta tutti gli attributi dell'HTML, ci dice che tutti gli attributi, però tutti gli attributi che ci sono. Qui c'è la lista di tutti gli attributi, ognuno ti spiega cos'è, per esempio ecco class che ci specifica uno o più nomi di una class che fanno lo stile per quell'elemento, o se no ecco l'id ti dice specifica uno unico di quell'elemento, cioè l'id serve perché se poi vuoi dare uno stile per esempio su un altro elemento, o con un linguaggio con JavaScript può fare qualcosa su quell'elemento, con l'id lo identifica. E così poi anche per i tag più complessi trovi, qui c'è la lista che te ne fa vedere altri, andiamo, ecco per esempio dopo andiamo a vedere anche nelle mie slide c'è video che è un nuovo tag dell'HTML5, dove tu puoi ricevimento un video all'interno della pagina, ecco ti dice guarda questo tag serve per far girare un video, ti fa vedere la sintassi completa per far girare video, ti dice browser da che dimensione poi lo supportano e vedi c'è la tabella su che slide e ecco gli attributi opzionali, so controlli per esempio se poi ci siano controlli o no, so play, browser, cose del genere, oppure poster per mettere un'immagine delle mostrare quando si apre la pagina con questo video, oppure la larghezza per esempio, sa quello che poi tutti gli attributi globali. Quindi diciamo la parte dell'HTML è solo il fatto di capire bene il sentito delle cose, più o meno vedere tutti gli strumenti che metto a disposizione, una cosa che è abbastanza semplice da fare, insomma non è che porta tantissime ispirazioni. Quindi inizio, niente, si prende, si mette in un foglio, in un blocco note, si lancia e funziona. Che cosa ha prodotto di nuovo l'HTML5? Ecco, per esempio, ti mi ha chiesto quali elementi ci sono, ecco alcuni di questi elementi. Quelli che guardiamo, che in cui l'ho detto oggi sono una panoramica, quindi ho scelto solo qualcuno e vi volevo far vedere quelli che riguardano la struttura, perché poi sono quelli che danno significato alle cose, cioè quelli che si è detto la parte più importante dell'HTML. E sono stati introdotti per esempio la sezione, l'articolo, l'intestazione, il footer, la strategia di pagina, hypergroup è un raggruppatore di intestazioni. Nav serve per la navigazione e site di solito si utilizza per quando si scrive le cose in previsione, siti di solito nel blog soprattutto c'è una pagina centrale di contenuti e poi sulla destra spesso c'è una parte che serve insomma,
collegati da Facebook, altre cose, viene utilizzato per quella cosa lì. Però l'importante ora, voglio stare a... Poi se parliamo di quando vengono utilizzati questi tag, il loro significato, c'è la specifica, lo dice, certe cose si passano un sacco di esempi, qua di 5 per ognuno, e poi da tutto si sa, usate il nome, però ecco perché è stata fatta questa cosa? Questa cosa è stata fatta in di stati strutturali che danno significato al mese, in questo modo, in un modo molto carino, è stata fatta nel 2005 con uno studio dove questo gruppo che ha organizzato questo web di statistica, cioè questo studio su cui si fanno statisticamente le pagine web, ha fatto una ricerca, vedete qui su miliardi c'è scritto di numeri e di cifre, e è andato a vedere che cosa ci scrivevano nell'HTML di persone, e ha visto che in qualche modo tutti, per esempio associando una classe di stile a ogni elemento, dando un ID o un nome ogni elemento, le parole utilizzate erano queste qui. Ok, si vedeva proprio che c'era l'esigenza, già prima che esistesse HTML5, di dare un significato alle cose che si facevano. Quindi se una cosa si metteva a piedi di pagina, si chiamava piedi di pagina, perché in modo con un nome o con uno stile associato si dava questo nome, quindi fu in questo caso. Se si faceva un menu, in qualche modo si associava un nome che era. Ma perché? Perché quando c'è uno standard, quando c'è un modo con cui codificato fare le cose, poi è più semplice utilizzare quelle che sono fatte le volte, ci si ricorda bene qual era il loro significato, quelle che hanno fatto magari altre persone, se si trovano su internet, se stiamo facendo il lavoro. E allora questo è stato scritto qui, se non posso essere preciso su questa parte. Ha cercato queste parole e le ha raggruppate, poi le parole erano tantissime, queste sono quelle più utilizzate, le ha raggruppate in elementi di HTML, che ha fatto degli elementi quindi che hanno il significato con cui questi nomi venivano usati per rappresentare delle cose che erano all'interno e venivano usate da tutti, abbiamo visto, e questi sono nuovi elementi che sono stati introdotti. Sono elementi, come vedete, che sono molto assoluti, cioè, scusate, se è una parte dei nuovi elementi, che secondo me mi sembrava una cosa significativa di quello che stavamo dicendo, poi se facciamo questo dito che andiamo a vedere come uno utilizzano. Come si associano al loro significato, eccetera. Però vedete che fondamentalmente sono elementi che definiscono una struttura e il loro significato è proprio quello che rappresentano nella struttura della macchina. Qui guardate, ora non so se si vede bene, ma ho preso un'immagine che fa vedere quella che potrebbe essere una generica impostazione di pagina di un blog, di un sito internet, ok? Dove c'è un'intestazione, un menu di navigazione, una parte dove ci sono i contenuti principali, e nei contenuti principali c'è questa parte dove la colonna principale, dove ci sono per esempio gli articoli, ma proprio quelli che infatti un blog non intende come articoli, e poi ecco una barra laterale, questo è abbastanza semplice, non molto diffuso su internet, una barra laterale dove ci sono altre informazioni, cioè deve essere qualcosa sul social network, e questo è proprio quello che rappresentano quei nuovi tag per l'HTML. Allora, quando si fa una pagina, una struttura, l'importante è farla, avete visto, abbastanza semplice, anche se ci si aggiunge altre cose, però qualcosa la vedremo, è semplice anche nel costruire strutture più complesse. Però ecco, l'idea è di cercare di strutturarla in modo che quei tag che utilizziamo abbiano un significato a cui si dovrebbero riferire. E ecco, qui vi ho portato un esempio di come, utilizzando l'HTML, quindi insomma, quello che c'era prima dell'HTML, spesso venivano fatte queste cose, cioè si cercava di creare una pagina, una struttura tipo questa qua. Allora, che cosa si faceva? Si cercava di utilizzare dei tag che davano questa divisione in sezioni, che appunto si chiamano div nella maggior parte dei casi, poi qui viene utilizzato anche un altro che serve per fare semplicemente una lista, per creare queste divisioni, in modo che poi a ognuno gli si potesse dare delle caratteristiche. Per esempio, qui alla sidebar gli si vuole dare la caratteristica di destra,
e nel Conte principale di scuola le caratteristiche al centro della palla, poi una ci avrà un colore, una ci avrà un altro colore, il titolo di partito in un modo, quindi, non so, per esempio il titolo dell'articolo sarà un carattere più grosso rispetto al titolo dell'articolo e così via, quello che succede. Allora si vuole andare a individuare questa struttura, suddividere gli elementi, in modo che ognuno si possa dare le caratteristiche che ci servono per il sito. E vedete, i tag con cui si suddivide questa cosa erano principalmente div, dove poi come attributo si usavano degli attributi per dargli un nome. Un nome che ci ricordava noi a cosa servivano, guardate che poi è una cosa da statistica, anche da qui per trovare i nuovi tag, per esempio qui c'era l'intestazione, qui c'era anche la pagina dell'articolo, qui c'era anche la pagina da e quello che si faceva, vedete, è proprio... Quello che si faceva era proprio scrivere come nome di quell'attributo, di quel tag, per esempio sidebar, che quella per noi era la barra laterale, main perché era la parte principale, poi in genere si utilizzavano sempre le versioni inglesi, ma in realtà potrebbero essere tutte in lingua, in italiano la statistica non è che è stata fatta in inglese, nav, il contenuto di navigazione, vedete, si dava già in qualche modo un nome per cercare di capire che cosa queste cose individuavano all'interno della nostra struttura. E vedete, se pensate, questa qua è già una struttura abbastanza complessa di pagine, almeno ogni sito ha una struttura in un certo modo, poi la sidebar può essere a sinistra, il menu può essere invece in alto a destra o a sinistra, ma in realtà gli elementi sono questi. E vedete che già riuscivamo a costruirla con una paginetta sotto pochi righe di codice, ora per chi la vede la prima volta possono sembrare cose che non si capisce bene il significato, ma una volta ci state sopra dovrete già vedete conto di come queste cose assumono il loro significato. Che hanno già visto l'HTML, basta guardare un attimo, ma non che sia esterno, più o meno hanno visto qualche volta e si rendono conto di cosa di che cosa vuol dire. Ecco, queste cose, per esempio qui cercavamo di specificarne il significato dandogli un nome, questo che si chiama ID, un nome univoco per indicarlo, per esempio, oppure come avevo detto, non solo il nome, ma gli potevamo dare una. Questa l'attributo class si riferisce, come ho detto prima, allo stile che vogliamo applicare. E quindi certe volte invece veniva indicato nello stile, diceva questa è la classe di intestazione, questa è il menu di navigazione, questa è dove ci saranno gli articoli, eccetera. Ecco, quello che è successo nell'HTML5 è proprio l'utilizzo di nuovi tag, quindi di nuovi elementi che vanno a identificare proprio quello che vogliamo fare. Vedete, a questo punto c'è un elemento che si chiama header e qui lo possiamo utilizzare per tutto quello che noi saranno nuove le intestazioni, un elemento che si chiama nav dove utilizzeremo per il menu di navigazione, articolo, l'articolo che ha la sua intestazione, che ha il suo piede pagina, side per quello che è per noi laterale o comunque non è detto che sia legato alla posizione ma diciamo un contenuto laterale rispetto all'importanza che ha la parte centrale. Il nostro sito è un footer, già ecco una pagina in questo modo, anche per chi non ha visto l'HTML vede che c'è un elemento che si chiama intestazione, uno navigazione, un altro contenuti dove c'è articolo, intestazione e piede di pagina, uno che c'è scritto laterale e un altro c'è scritto piede di pagina, ci si rende conto già, penso no, anche per voi che chi non l'ha mai visto per la prima volta, che abbiamo voluto dare proprio una struttura a questa pagina e qui è indicata la struttura. Ok? Basta poco, basta in genere se facciamo un punto di qualche ora, questa parte di HTML viene finita abbastanza, anche perché poi per fare le pagine, comunque come ho detto, magari iniziamo a modificare qualcosa di già fatto, non è che servono tanti elementi, così tante informazioni. E poi ho voluto fare subito un esempio per farvi vedere una cosa che potrebbe sembrare complessa, cioè come si introduce un video all'interno della pagina. Ok, visto che molti di voi per la prima volta vedono la HTML, vi faccio vedere. Allora, qui i primi due blocchi, questo che si chiama object e questo che si chiama iframe, è come YouTube consiglia di inserire propri video all'interno di una pagina. In realtà, questi qui sono solo dei contenitori object o iframe, dove dentro ci andiamo a mettere qualcosa che avviene sulla pagina, un video che viene collegato a YouTube. Guardate quante informazioni dobbiamo dare se vi. Come abbiamo visto, fra i nuovi tag, la HTML5 è una pagina che si chiama video, dove, ora vi
ci sono anche troppe informazioni, potremmo rilevarle anche un po', dove con questo tag video basta dargli il percorso del file, del video che vogliamo visualizzare, e lui visualizza questo video, anche uno nella balistica, perché non leva niente, scrive l'intestazione della pagina che si è vista, questo tag video, quel link al video, e il video gira nella pagina. Ora, siccome magari non mi credete, ho detto lo facciamo, e facciamo vedere come si fa questa cosa, no, se no magari anche che mi diceva vabbè, dice facile, viene bene, non ci credo, no. Allora, guarda, ho preparato una pagina, già fatto il copia e incolla, dove ci ha ricopiato quella pagina avete visto, non ho spiegato, eh? Allora c'è il primo è object, e il secondo è il frame, quindi ora verrà fuori una pagina dove i primi due video sono i video presi da YouTube con la vecchia metodologia dell'HTML, e poi ho aggiunto questi altri due tag video, con due video scaricati da internet. Allora, nel primo ci ho messo anche l'attributo poster che mi fa vedere quando compare il video senza lanciarlo, come prima immagine l'immagine che ho selezionato io, questa che è il logo dell'associazione. E poi gli ho dato una dimensione, l'altezza, la larghezza. E poi un altro senza, invece questo è anche questo è JPEG, chissà che non c'è questa immagine, potrebbe venire senza immagine, se dice. Quindi in realtà se vedete ho scritto una riga dove c'è un tag dove ho scritto video, un attributo dove ci ho messo un'immagine, la tag che pare, e un altro attributo dove c'è il link del video, dove si trova il video. Ok, allora lo lancio. Ok, vedete, sono i primi due video di YouTube e il terzo, allora prima lo può. Ok, il terzo video è quello con il tag che ho messo io di video HTML. Avete visto? Era una riga con scritte poche lettere, e il terzo è quello che ho messo senza immagine, con se le lancio, allora questo è. Sono i video delle prime lezioni, ma c'è il tempo a abbastanza veloce lezioni. Sta funzionando, ci muoviamo, eccetera, poi. Possiamo bloccare, cioè avete visto tutti i video di YouTube, e questo invece è il video con quel tag che abbiamo appena visto. Vedete, funziona benissimo, basta un tag video, slash video, e dentro ci mettiamo gli attributi che dicono dove andare a prendere questo video. Quindi vedete come a sentire, no, questa pagina non c'è solo il video, potete inserire magari un punto di una pagina che voi, e come vedete è stato abbastanza semplice, così anche l'altro senza l'immagine, abbiamo posizionato che ci puoi stesso l'immagine, quindi lo stesso viene visualizzato. Quindi anche fare cose molto complesse, che potrebbe essere un video all'interno di una pagina, con questa novità è estremamente semplice, non c'è bisogno di fare cose particolarmente complesse. Ok, fidate, non l'avete visto? Volevo farvi vedere anche, mi ero segnato un link di una presentazione che si trova su internet, è molto molto carina, alcune cose che si possono fare sempre in questo modo. Io ho fatto, volevo stare tutto il tempo a fare qualche esempio, poi ci ho fatto vedere questo video. Vi volevo far vedere alcune cose che si possono fare con queste nuove tecnologie, 5 e fogli di stile 3. Qui vengono mostrate in modo molto carino. E dall'idea proprio della potenzialità di queste cose. Ecco, applicando i fogli di stile, okay. Applicando questa nuova specifica di fogli di stile all'HTML, possiamo fare cose di questo tipo. Ora qui la parte di animazione è aggiunta come un linguaggio, però dall'idea di quello che si può fare a livello visivo. Per esempio, con un tag di questo tipo, per la parte di fogli di stile, anzi, in forma di questo tipo, possiamo fare, vedete, dei riquadri dove all'interno c'è del testo e può essere raffigurato con la dimensione che vogliamo noi. Oppure, avendo semplicemente un testo a disposizione, possiamo raggrupparlo su quante colonne vogliamo, ad esempio su una colonna, su due colonne, su tre colonne, così via. Ecco, fare queste cose appunto con i nuovi fogli di stile è diventato abbastanza. Ci sono le specifiche, ad esempio.
realtà c'è il testo e il testo ha questo sfondo, no? Ecco, potete cambiare la trasparenza, cosa che l'HTML4 e CSS2 non si devono fare in questo modo. Potete cambiare la trasparenza dei vari elementi. Possiamo cambiare quelli che sono il colore, la saturazione, la luminosità e quella che è la trasparenza. Sono tutte cose che senza grande sforzo si possono fare. Un'altra cosa molto importante che è stata introdotta è stata la possibilità di realizzare certi elementi grafici all'interno della pagina in modo abbastanza semplice, un po' come se si utilizzasse un programma di grafica, perché quello che succedeva prima degli affaristi della programmazione era questo, è che le specifiche per lo stile, per la parte grafica del documento avevano poche informazioni, diciamo poche configurazioni. E perciò tutte le volte che le pagine sono molto belle, dove c'erano per esempio, spesso vedete nei menu ci sono dei bottoni tutti spostati, gli angoli arrotondati, con l'ombra sotto, con magari una parte di gradiente, cioè di colore che va sfumando, dato con i colori principali. Ecco, tutte quelle cose venivano fatte con un programma di grafica. Quindi il bottone veniva fatto in questo modo e visto una pagina pretesa. Era abbastanza complesso da fare, più che altro se volevamo modificare qualunque cosa nel bottone, ma così come poteva essere l'immagine della testata, così come poteva essere il secondo menu, bisognava andare nel programma di grafica e avere il sorgente di quell'immagine, il progetto, per fare delle modifiche e rimetterla nell'HTML, perché con i fogli di stile non era possibile fare queste cose. Ecco, invece con i CSS3 è possibile farlo, perciò basta avere una pagina e andare a modificare le varie impostazioni di stile per cambiare qualche cosa. E quella ti fa vedere ad esempio come si può cambiare l'arrotondamento dei bordi, in questo caso questa zona, quest'area che è fatta secondo queste mani la faccia. E per esempio se voi date un elemento, questo border radius che da 84 viene sfruttato in questo modo, se aumentate viene sfruttato in 180, e così è applicato a tutti gli altri elementi. Non c'è più bisogno di costruire qualcosa, non c'è più bisogno, diciamo, in molti casi non c'è bisogno di costruire qualcosa con un programma di grafica e andare a metterlo nel web. Possiamo costruire direttamente nella pagina, ma in modo anche insomma per chi ci sta un po' dietro, che si intende di grafica, anche abbastanza semplice. Ecco, questo di poter sfondare tutti gli elementi è stato introdotto con i fogli di stile versione 3, prima non poteva proprio essere fatto, c'era un programma di grafica e era bruttissimo perché per fare una semplice modifica andava levato quell'immagine, dopo che andava un e rimessa. E così come vi dicevo per i gradienti di colore, cioè per le sfumature da un colore a un altro, lo stesso si possono introdurre. Non so, capita spesso sugli sfondi nel web di trovarli, sugli sfondi della pagina, comunque di un menu o dell'intestazione, anche quelle erano immagini fisse, se avevo un programma di grafica si faceva la sfumatura, la fine era vasta, la fine era più e poi si metteva un'immagine sul web. Per lo stesso si può, basta fare la pagina e si cambia la sfumatura in tempo reale. Lo stesso come vengono trattati i testi, sono state aggiunte tantissime possibilità livello grafico dei testi, vedete per esempio le ombre direttamente sul testo. E uguale sugli altri elementi, in questo caso sull'elemento che sta facendo da sfondo al testo, che è quindi pazzo, insomma. È veramente molto potente. Qui lo stesso fa vedere un'applicazione sempre di ombra di schermo. Anche questo è carino, questo elemento dello specchio, per tirare un occhio a video. Spesso è quello che lo vedete nelle intestazioni, nei siti, dei blog, eccetera. Anche lì
ridimensionare proprio noi come vogliamo nelle aree di testo dove ci sono delle immagini. Questa è una cosa molto buona, perché prima farla potevo fare il posto. E lo stesso qui fa un esempio di come si possono personalizzare i bordi di un'immagine, ma più che altro come si può cambiare le caratteristiche, in questo caso per esempio lo spessore. Come si può i vari box si chiamano, si possono semplicemente passare da un tipo a un altro, e vabbè, anche fa vedere un po' di caratteristiche, addirittura come lo possiamo spostare, muovere all'interno della pagina, altre cose, sempre sui box, ad esempio come li possiamo facilmente spostare anche con degli effetti di transizione, perché sono stati degli e poi possiamo applicare per esempio altri effetti che sono di trasformazione. Vedete, per esempio qui il primo box è leggermente rotato perché ha utilizzato questi elementi che gli dice la rotazione, la scala, si presta per la slide, eccetera. Prima, ecco, in HTML fare una cosa di stile, fare una cosa del genere era non e cose in questo modo. Insomma, era solo per far vedere una carrellata di quanto è diventato potente il web, ma ecco, diciamo, principalmente vuol dire che certe cose che prima era complicato fare, ora come se usate il tag video allo stesso modo è semplice fare. Qualcuno è più semplice, altri un po' di meno, però avete visto, è solo una riga che abbiamo introdotto e abbiamo caricato un video in una pagina. Questa cosa, il fatto di standardizzare, può portare delle complicazioni, come si è detto prima, perché per il fatto che nel momento di cui si parla esistono tantissime specifiche, tantissime varianti. Ad esempio, ora, non so se avete mai guardato video sul web, o comunque avete cercato di leggere dei video, non so, sul cellulare, sul televisore, sul computer, eccetera, certe volte poi in Wix, il lettore di Wix, certe volte vi sarà capitato che qualche lettore non riesce a leggere, non riesce completamente. Questo perché ci sono parecchi standard con cui fare video, e quindi anche questo via via i browser si stanno aggiornando e cercano di riuscire a coprire tutti i tipi di video e codec con i quali sono stati compressi. Qui neanche ho elencato quali sono i più famosi, il WebM. Questo è un codec molto potente, scusate, è un tipo di video che ha molte caratteristiche molto importanti, e la cosa è sviluppato da una società che è stata comprata di Google, quindi appartiene a Google, e il bello è che può essere utilizzato con codec, cioè con gli elementi, programmi per coprirlo e per comprimerlo che hanno la licenza libera e quindi possono essere utilizzati gratuitamente tutti. Poi ci sono altri tipi di codec di video molto diffusi. I codec che vi dicevo, con i quali vengono fatti i video più diffusi, sono questi qua, appunto il W8 o il W9, che è un codec che vedete che non ha nessun tipo di licenza, lo stesso, anche questo video lo stesso non ha nessun tipo di licenza, ma ci sono altri codec tipo la 364, che è stato spesso introdotto, però questo video non è un codec libero, bisogna pagare le licenze per utilizzarlo, lo utilizzano per i cellulari, eccetera, perché e poi c'è una tabella che fa vedere i vari tipi di formati, da che versione di browser si possono utilizzare. Chiaramente un video, un codec che è stato inventato in questi anni non potrà essere utilizzato con Internet Explorer 6 o con Firefox, tutto lì, quindi quando facciamo un sito di questo tipo l'unica cosa è sempre tenere bene conto che se utilizziamo per specifiche vittime vecchi browser. Un'altra novità che è stata introdotta con l'HTML5, abbiamo visto degli elementi strutturali, e poi sono stati introdotti dei nuovi attributi per elementi che già esistevano. Però anche qui poi ho una pagina su cui ci copiamo, guardiamo un attimo che cosa succede. Ecco, qui sono degli elementi molto
questi prima dell'introduzione dell'HTML5 per utilizzarli bisognava fare delle cose con dei script, con dei linguaggi in genere con JavaScript. Uno per esempio è l'autofocus. L'autofocus serve se per esempio abbiamo una pagina web con tanti elementi in cui possiamo scrivere, ad esempio immaginatevi una pagina dove potete scrivere nome, cognome, indirizzo e cose varie, e noi vogliamo che il nostro cursore, quando apriamo la pagina, vada subito in un campo, quello che ci chiamiamo qui. Questo è l'attributo di focus, e questo lo fa prima, lo stesso è un po' complicato fare questa cosa. Oppure dire che un campo è obbligatorio compilare, avete nome, cognome, eccetera, magari un cognome vero è obbligatorio compilare, non mi piace. Ecco, lo stesso, semplicemente quando avete il tag che vi interessa, dove facciamo l'inserimento, vogliamo dire che quello è obbligatorio da riempire, ecco, basta utilizzare questa parola require come attributo, e a quel punto quello diventerà obbligatorio. Che vuol dire obbligatorio? Vuol dire se non riempite non potete andare avanti. Grazie, ma per esempio, spero. Altre cose, per esempio, serve per esempio per dare una descrizione, quando avete visto che inserirete il cognome, magari all'interno del campo, o email, come volete, c'è già un esempio di come dovete scrivere le cose, prima di oppure potete anche fare una lista di elementi in un modo estremamente semplice, cioè date una serie di valori e poi quando c'è il campo dove dovete inserire quello che volete voi, via via che scrivete le lettere vi fa vedere tutte le parole che iniziano con le lettere che avete scritto tra quelle che potete inserire, quello si chiama anche completamento in genere, proprio proprio con una lista di valori, in modo che potete scegliere tra i valori definiti, abbastanza poco, più potete inserire anche valori che non ci sono. Ora si guarda un esempio e guardiamo subito come possono essere fatti. Allora, senza ancora si è visto come inserire la formattazione, lo scritti uno di fila un altro, questi nuovi attributi, ho fatto una semplice pagina che vi ve l'ho copiato perché avete visto. Ho inserito, ecco, proprio questi che avete visto, che vi ho fatto vedere ora, l'autofocus, placeholder, l'autocomplete, quello dove c'è scritto required, e questo dove c'era questa lista in fondo, tutto lì. Questi sono attributi di tag che si chiamano input, già dal nome si capisce che sono campi dove noi andiamo a inserire il contenuto, ma è per questo che vengono controlli, cioè se deve essere compilato, se c'è tanto consigli, dei suggerimenti su come fare. Lo lancio. Cioè, viene fuori senza formattazione, vengono di fila all'altro, con foglie di stile bisognerebbe mettere lì, uno sopra l'altro, mettere le iscrizioni. Ecco, vedete io al secondo elemento, questo qua c'era il primo che è un input type dove ci ho messo il placeholder e c'era scritto almeno tre caratteri, cioè qui c'era soltanto, e nel secondo c'è scritto semplicemente autofocus. Se ci fate caso, quando ho aperto la pagina vedete il cursore, non so se si vede, lampeggia nella casellina della seconda dove c'è scritto autofocus. Infatti senza toccare niente si inizia a scrivere, scriverlo lì. Anche questa può sembrare una banalità, ora basta scrivere autofocus, è tanto giusto e funziona, prima invece bisogna fare poi ad esempio, ecco, vedete la mia più leggero, il suggerimento che ho scritto nel primo mi viene scritto all'interno del campo. Quanti ci sono nelle guide a volte, no? Infatti. Sì, infatti quelli forse fanno i casi. E poi ad esempio giusto, ecco, il quarto è quello con scritto required, cioè quello obbligatorio, che se vado avanti mi deve dare un messaggio d'errore, mi deve dire qualcosa, allora per esempio object invia, ecco, mi compare infatti nel quarto, vedete, proprio questo messaggio, non mi dà questo campo, perché è obbligatorio, ci scrive qualcosa, oppure non vado avanti. E è semplice, basta aggiungere una parola, required, cioè obbligatorio, a quel tipo di tag. Lo stesso, ora uno può dire, quando lo vede, ma ci sono un po' di tag, ci sono un sacco di attributi, non so, tantissimi, poi dice vuole che si usano, questa cosa è abbastanza semplice, e poi tanto alla fine si utilizzano sempre le stesse cose, non è complicato veramente. E qui, vabbè, è l'ultimo per esempio, tanto per guardarlo, ecco l'ultimo, che caratteristica.
sistema di valori, come ho detto, ci ho messo due valori, questi che non sono più da tempo, certo, due valori che iniziano con la B, BLA al primo, BLA al secondo e BLA al terzo. Che succede? Quando inizio a scrivere, se scrivo la B, mi fa vedere tutti gli elementi della lista che iniziano con la B, e via via scrivo le lettere seguenti, mi fa vedere solo quelli che iniziano con quelle lettere. Ok, ma non posso scegliere tutto il valore. Questa è una cosa abbastanza semplice, ho scritto un po' di un tag con altre informazioni. Prima ci voleva una parte proprio scritta con linguaggio di programmazione. Posso scrivere anche altre cose che, per esempio, non ci ho nessuna. Se un elemento inizia con la A, non c'è problema, lo posso scrivere. No, diciamo che questo serve per aiutare, quindi se sai che uno può inserire le parole, ce le metti e lo aiuti, se no, in questo caso può inserire anche cose che non c'è. Può succedere, spesso si fa quando ci sono anche molti lunghi, tipo quando scegli la provincia o la città, hai visto che, non so, una delle previsioni del tempo, se fa scuola del tutto modo, ti inizia a scrivere e lui ti fa vedere, scrivi GR, iniziano un GR, poi per sé e alla fine rimane solo per sé e ci dice. Invece non serve per aiutare l'utente quando vuole fare qualcosa. So, è capitato di scrivere qualcosa dove non ha i suggerimenti. Ecco, si fa ancora con l'Accademia dei 5, si può fare in questo modo. Poi questi elementi potrebbero essere una lista che tiri fuori da qualche altra parte, quello è un altro discorso. Mettendo la cosa ti aiuta l'utente, ma più che altro la deve fare. Secondo riesce a fare questa lista. Ci sono anche proprio altri tag che sono stati ci sono altri tipi di input che sono stati inseriti nell'HTML5 che servono ancora sempre per fare questi controlli che si è detto ora, però non per azioni, cioè nel senso che un campo obbligatorio o un altro per esempio ce ne sono proprio che riguardano il contenuto di quel tipo di informazione. Immaginatevi che voi volete scrivere una data, per esempio l'anno di nascita, o lasciate l'utente libera possibilità di scrivere la data come gli pare, nel formato che vuole, cioè, potete scrivere a 5 aprile 2013, oppure 5 maggio 2013, se no è 04, 05, 2013, oppure 04, 05, 13, sono mille persone. In genere, come si diceva, è scritto il formato oppure viene data la possibilità di inserire la data facendo vedere un calendario, ad esempio. Ecco, prima dell'HTML5 fare questa cosa era un pochino complicato perché ci voleva lo stesso JavaScript, poi doveva essere formattato abbastanza bene con un foglio di stile. Però siccome queste sono azioni ormai comuni, a parte sempre presenti queste cose che faccio web, sempre più, ecco, sono stati inseriti in Italia proprio per fare queste cose, quindi come si è visto prima nel video, un tag per inserire un video più uguale, basta un tag per inserire un calendario, oppure per mettere un campo che ti fa scegliere un numero, un mese, un evento, però vi faccio vedere questi sono tutti quelli inseriti. Anche qui come si scrivono questi tag, l'ho copiati, in una pagina, ve lo faccio vedere subito. E niente, come vedete c'è l'input uguale al tag a prima e come tipo ci ho messo uno di questi nomi, nel caso di search, email, url, tel, number, range, day. Ok, quindi ho fatto uno con email, input type email, il primo è un search, ma questo è uguale a un campo di input. Il secondo sarà un campo per scrivere un'email, un altro per scrivere un numero, un altro ancora per scrivere un numero tra un intervallo di numeri, un altro per scrivere una data e un altro è ad esempio un po' diverso per come selezionare un.
scritto solamente questa riga. Questo davanti è perché ci viene scritto davanti email. Ho scritto input type email, name che gli ho dato un nome. E a questo punto lui mi ha già creato un campo che ha questo tipo di controllo e questo tipo di suggerimento che dà a chi utilizza poi la pagina. Senza aver scritto una riga di codice di programmazione, ho scritto una volta. In realtà se ci scrivo qualcosa che ha un formato di email. Devo che vado sulla sera di giorno faccio una cosa. Questa cosa non si chiama formato di email e via. Poi un altro campo si è detto quello di quel email, un campo dove ho scritto input type number che ci ho messo il minimo valore che può avere, il valore massimo che può avere e il basso tra ogni numero e poi il valore iniziale che vi mostro. Infatti vi mostro il 9 e ha già fatto tutto assieme, ho fatto già queste percentine dove posso, vedete con un basso che mi ha detto scorrere tra vari valori. Anche fare questa cosa prima della partita di 5 era abbastanza complesso perché ci doveva essere un qualcosa che controllava che si inserisse la cosa giusta, eccetera. Questo era un app. Poi c'è quest'altro tipo di input che mi crea uno slider, una freccetta dove si scorre, qui è carino quando ci scrivo i numeri sotto, sono 0, 10 e il passo vuole far muovere, quindi magari se lo metto vicino allo 0 può essere l'1, il 2, quando invio e quindi anche quello. E poi qui il discorso della data, questo è molto semplice perché non ho scritto niente, l'unica cosa scritta per la data è che il tipo è date, questa cosa qui, il nome di disco sto aspettando il nome, io ho scritto il tipo che è date, e poi la data minima e massima per cui voglio far muovere una riga. Questo poi non c'è nemmeno bisogno di ricordarselo perché dopo l'avete fatto una volta va sempre il copia e incolla e vi viene fuori quello che è il calendario, ok, già fra l'altro con il suo stile può essere personalizzato e quando si seleziona seleziona la data va la selezione. L'ultimo era quello che vi avevo fatto vedere del colore e anche questo type color resta solo dato, quindi mi trovo questa funzione banalissima e se ci clicco sopra mi fa poi risposta con altre funzioni chiaramente se guardi da colore eccetera, mi fa vedere proprio un elemento per selezionare il colore che voglio io. Ok, io venivo a fare queste cose prima della partita 5 non era come era nel caso. Alla fine sì, semplifica, diciamo, l'HTML di per sé non è complicato, però quello che può essere complicato è fare le cose che mancano. In questo caso sono state introdotte tantissime cose che mancavano nelle versioni precedenti, la specifica, e è diventato abbastanza semplice introdurre tutti gli eventi che prima erano. Come ho detto, se facciamo un corso, andiamo a vedere uno per uno che si mettono, alla fine è una cosa abbastanza mentale, non è che c'è. Sei ma per parte? No, aspetta. No, sì. Si fa diretto. Sì, infatti, no, già questo qui è stato un bel passo. Questi sono esempi di chi li ho fatti in libro. Un'altra cosa, per esempio, su esempio le pagine vanno anche su dispositivi nuovi, di cellulari, tablet, eccetera. Ecco, quando viene riconosciuto il tipo che abbiamo utilizzato, che stiamo utilizzando da cellulare, ci avete fatto caso, cioè i cellulari nuovi, smartphone, se dovete inserire per esempio un numero che viene sulla tastierina di merda, se no una tastierina.
si fa a formattare qualcosa, tutte via scrivere. Quali sono i nutrienti prodotti dai fogli di stile? Ecco, vedete, proprio sono tre cose fatte per dei miglioramenti grafici, per esempio il modo di fare dei fogli, cioè il tipo di carattere sul web migliore, per avete visto, per esempio ci sono ombre, di carattere, spessore, grigio, questi colori, come avere i modi arrotondati di qualunque cosa, comunque abbiamo visto la trasparenza, per esempio, e fra l'altro tutte queste cose permettono anche, oltre a essere più semplice da fare, anche di diminuire molto tutto quello che c'è scritto da fare, anche quella è una semplificazione. Allora, lo stile come si dà? Funziona in questo modo, la regola dello stile. Diamo il nome del tag a quale la copiamo in generale, e questo si chiama selettore. Non è detto che sia solamente il tag a cui vogliamo indicare, poi vediamo anche cosa ci può essere. E poi dopo diciamo la proprietà che vogliamo applicare e il valore. Per esempio, in questo caso, voi se vi ricordate, è la parte dell'HTML dove ci si mette tutto il contenuto. In questo caso, direi, questa regola ci dice che tutto quello che c'è dentro il body gli diamo un colore di background, di sfondo, bianco. Cioè, combinato queste regole, si ottengono tutti i risultati che ci stanno riguardando positivo. Anche qui, lo stesso, tutte le proprietà che sono a disposizione sono sempre nel sito che ho fatto vedere prima del .fg e si trovano facilmente. Facciamo un esempio, voglio vedere come fare un bold, per esempio, un bold all'elemento, all'immagine, qualunque cosa, posso scrivere CSS Word e Google, la prima cosa mi dà infatti la scuola .fg che mi fa vedere la specifica di questa cosa. Vedete, mi dice queste sono le proprietà del bordo del CSS, che valori qua su si chiama border, e qui mi fa vedere tutte le varie cose che riguardano il bordo, poi non ha più specifico. Mi dice per esempio c'è lo stile del bordo che può assumere vari valori, mi fa l'antetima. Per esempio se ci scrivete le dot, vedete che ve lo fa, secondo me fa vedere, la persona si sente male, non sono tanti bordini. Se ci scrive solid, mi fa una riga solida e così via, mi fa vedere tutti. Poi mi dice, guarda, c'è la possibilità di introdurre anche lo spessore del bordo, quindi insomma basta leggere ora, si legge un po' male, basta leggere che c'è scritto, e lì si può dire ad esempio 5 pixel, 6 pixel, eccetera, se il colore del bordo, si può dare rosso oppure in altri formati che si faccia a tempo, e così via. Quindi anche normalmente anche io non programmazione non di stile delle pagine web, non mi ricordo mai di memoria, vado qui, il bordo, visto il chat, guardo e ci scrivo questo. Questo poi è chiaro che come Marco, per esempio, fa direzione a volte, lui lavora proprio su questa cosa qui, io sono tutto questo che poi chi ha memoria proprio uno. Ormai sì, questo è il punto. Allora, approfondiamo un po' meglio questa cosa, ricordate il selettore, cioè l'elemento a cui va applicato questo stile, vediamo la proprietà vogliamo applicare e il valore della proprietà. Si chiama selettore, proprietà e valore. Allora, la proprietà che cosa può essere? Cioè, per esempio, il bordo quello che può essere il bordo, ma potrebbe essere tantissime cose, lo vediamo un altro esempio. Potrebbe essere anche rispetto al bordo, abbiamo visto lo spessore, eccetera, potrebbe essere quella di prima, di avere gli angoli arrotondati, oppure potrebbe essere un colore di sfondo, un'immagine da sfondo, ricordiamoci di guardare sempre un valore, in questo caso il valore si riferisce sempre al tipo di proprietà che si è messo, non so, il bordo si misura un pixel, un'altra misura, se c'era colore,
c'è una lista di quelli che erano gli elementi del CSS1 e selettori, come andare a selezionare le cose sulla pagina. Prima si è visto un'informazione applicata al volume. Ci possono essere casi più complicati, magari si vuole applicare un colore non a tutto il corpo, ma solamente alla descrizione dell'immagine, solamente all'illustrazione, al fondo, eccetera. E i fogli di stile ci mettono a disposizione tanti sistemi per andare a applicare come vogliamo noi queste informazioni. Per esempio, queste erano quelle che ci mettevano a disposizione, ora poi sicuramente viste c'è cioè qualche esempio di quello che guardiamo, come andare a cercare l'elemento nella pagina. Altri selettori sono stati aggiunti nella versione 2 del fogliettino e altri ancora nella versione 3. Uno dice, ma come mai c'è bisogno di così tanti modi per andare a individuare l'elemento che vogliamo? Perché più modi abbiamo e più le risultati si possono fare. Ad esempio, si è visto come applicare questa, il colore o il bordo allo sfondo. Ma mettiamo, andiamo, vogliamo andare a dare un colore solamente se andiamo dall'Italia di data dentro l'altro, dentro il corpo c'è la sezione, dentro la sezione c'è l'articolo, dentro l'articolo c'è l'immagine, ecco solamente l'immagine dentro l'articolo e dentro la sezione. Potrebbe diventare privato di individuare, ci mette in disposizione dei selettori con cui è estremamente più facile andare a individuare quegli elementi a cui lo vogliamo. Poi durante il corso, quindi, per esempio, possiamo dire quello applica tutti quelli che sono figli, nel senso sono sotto all'interno del tag articolo, cioè a tutti quelli che sono dentro il tag articolo e lo applichiamo. Quindi più selettori abbiamo, più facile applicare quello che vogliamo, per interessarci. Per esempio, il testo di tag, cioè applicherò sempre al primo di questo tipo, così via, poi è possibile non usarlo. Però dopo ho fatto un esempio. Questo è un elemento un po' particolare, soprattutto non ho fatto un esempio su questo. Per esempio, se un elemento è disabilitato o abilitato, vi sarà capitato di vedere, non cosa succede, quando vi iscrivete a un sito o accettate qualcosa o date un utente della password, spesso viene mostrato tutte le informazioni sul servizio al quale state registrati. Anche per esempio di solito il trattamento dei dati personali. E non so se è successo che finché non selezionate e accettate il trattamento non potete andare avanti, vi lascia disabilitato tutto il resto. E questo è un caso in cui questi nuovi tag, questi qua disabilitati e abilitati, si potrebbero utilizzare. Per esempio, potrebbe dire, ma finché non hai accettato facendo un click o selezionando la fase di una check, finché non hai accettato il regolamento, il trattamento di dati, eccetera, lascia tutto disabilitato, ad esempio il grigio bravo, si vede. Quando lo selezioni arriva appunto e ci può iniziare a scrivere questa potesse del sistema. E così via, insomma, se poi uno a uno guardandoli si capisce quello che si può fare. Ecco, qui ho fatto proprio l'esempio dell'usernome della password per far vedere se sono abilitati o disabilitati. Allora, questo sono dei campi come quelli di prima, input type test, dove posso inserire un testo qualunque, che è il nome dell'utente, ci ho fatto un esempio. E poi un campo password, tipo password, perché se ci avete fatto caso quando inserite password, le password vengono gli asterischi, non si vedono perché sono riuscito a quello da leggere. Ecco, per fare questa cosa basta scrivere tipo password per fare questa cosa. E poi ho messo una checkbox qui, giusto per dire qualcosa di sicuro. E poi ecco, quello che ho fatto, vi ho aggiunto questo stile che vi dicevo e vi faccio vedere come funziona questa nuova regola, regola come un'altra. Allora, la regola, avete visto prima, dice che si può applicare gli elementi dove c'è abilitato o disabilitato, ad esempio il punto di input. E faccio questo, ci scrivo io, il punto disabilitato, uguale a come dice la specifica. E gli do uno stile, magari do anche un certo background, e poi un bordo. E poi gli do delle altre regole, per esempio invece quando è abilitato, sia il campo di utente che della password, gli posso dare un certo tipo di word, un certo tipo di colore, un word diverso e non più lo sfondo grigio. Quando sta l'anteprima che sta qua sopra, viene fuori che quando è disabilitato, ottengo che tutto è
grigio perché non ci posso cliccare, cioè non ci posso cliccare, l'effetto è grigio che ci fa capire, non ci posso cliccare. E quando è abilitato invece viene il colore normale, che si vedrebbe lo scritto bianco. E più vedete una cosa carina, si può fare anche sempre con questo input type nuovo, anche se è selezionato, qui ho fatto un esempio. Se è selezionato, per esempio, quindi da un background giallo, vedete che se è selezionato la cosa di cerchio e devi anche fare un caso prima. E ve l'ho fatto in questo caso. Ora la formattazione è qui, no? Ho applicato un foglio di stile che anche secondo l'altro, ma vi fa vedere proprio questa cosa. Allora, indipendentemente da come, dove ho scritto, ho copiato esattamente quelle cose. Ho messo il quattro campi di input, sono disabilitati, mi dà questi colori, che sarebbero quelli che ci avete visto, insomma, se poi dicevo di colori. Quando il check è selezionato, mi dà questo colore che è un giallo, e quando sono abilitati, invece, non mi dà il chiuso di sfondo, ma mi dà un colore diverso di bordo. E ho copiato quello che ho fatto vedere prima, ci ho messo un input. Che il primo è un testo normale che risolve tutto completamente la prima che risolve che ho visto prima, gli ci faccio scrivere il piano di email, il campo della password e il checkbox. Non so formato prima l'immagine, non mi si vedrà l'altro perché non si è visto la formattazione della posizione, ma vedete, se sono disabilitati, quello che succede è che vengono con lo sfondo grigio. Ora ve lo faccio qui davanti, nell'HTML tolgo l'informazione che sono disabilitati. Ok, salgo, carico la pagina e a questo punto vedete che è andato via il colore. Vedete che avendo gli abilitati sono cambiati proprio colori, come l'ho detto, quando sono disabilitati devo dare questi stile della grigio che proprio fisicamente si vede che erano disabilitati. Invece ora sono abilitati se abbiamo sfondo bianco un bordino celeste, quello succede normalmente su web. E per farlo cosa c'è stato bisogno? Solamente di dare a queste istruzioni che ho copiato dalla specifica, solamente questi tipi di colori. Poi gli ho detto anche che quando input checkbox è selezionato gli viene lo sfondino giallo. In effetti se lo diseleziono vedete di partire. Se lo diseleziono ritorna giallo. E anche questa cosa è molto potente, ma questo è un esempio semplice. Pensate che solamente dando delle informazioni su questo tipo di colore potete cambiare queste cose anche in tempo reale, si seleziona con qualcosa. Una cosa sia abilitata da lì per e come avete visto non c'è un linguaggio, cioè non c'è codice, non c'è un linguaggio JavaScript, Java, PHP, cioè non c'è niente, solamente un tag che crea il campo e un'istruzione del foglio di stile che dice nel caso che è abilitato da questo colore, nel caso che è disabilitato da questo colore, oppure nel caso che è selezionato c'è lo sfondo giallo, nel caso che è selezionato non gli dare lo sfondo giallo. E anche qui queste cose poi in corso si fanno abbastanza facilmente, poi se facciamo un corso con meno persone, ognuno c'ha il suo computer, ognuno prova e c'è una mano. Vedete, è abbastanza, è veramente semplice perché non c'è bisogno più di qualche informazione di niente. E poi se le applicate, come ho detto per iniziare, a cose già fatte, queste cose qui, un'introduzione, cosa è l'HTML e che cosa sono i fogli di stile per dare uno stile dei colori, delle immagini, un posizionamento. Poi qui, per esempio, potremmo dare un posizionamento a questi elementi, uno e con l'altro, sono cose che fanno allo stesso modo di come abbiamo visto. Se ci avete qualche domanda? Sì, una pagina. Ma invece c'è
cercare di capire bene. Sì, non l'ho fatto, aspetta. Adesso c'era una delle mai, non l'ho fatto. Allora, in genere si usa di mettere più indietro certi elementi di altri a seconda degli elementi dentro quali sono contenuti. Cioè, per esempio, vedi, c'è inizio articolo e fine articolo. Dentro l'articolo c'è sezione e sezione, quindi lo sposto più in poi dentro sezione c'è B e fine B, e lo sposto ancora più in dentro, in modo da farmi vedere quali sono gli elementi contenuti all'interno dei dati. Cioè, sì, sai, il problema è che ora io lo scrivo a mano, lo faccio facilmente. Google tutte le cose che vedi non lo scrivono a mano, hanno dei programmi che leggerlo. E quindi, diciamo, normalmente quando scrivono stanno attenti a questa cosa. Allora, c'è appunto un testo. Cioè, diciamo, a livello di complessità tale che non è che una persona si mette lì, e loro scrivono programmi per fare le cose in un po' di tempo. È vero che la prima pagina sembra vuota, sì, che ci sei dentro. Poi avete visto anche il nudo, quelli che mettono sopra, insomma, per testa della mamma, magari c'era tutto, sono cose estremamente complesse. Fate tutte un HTML5, però là, ci sono filmati fatti con altre cose, con flash, con cose fatte lì. Per un dato c'è una luce che si chiama modo. Infatti. Se non mi lingua, che te ci accedi a qualsiasi video, non lo scena automatico. Cioè, sono tantissime le cose dietro che non ci si rende conto. Ma te pensa quando ti scrivi e lui la ricerca, tu parla completamente di quello che scrivi. Immaginati lui sta facendo la ricerca su archivi di spaventosi, immaginati ma che computer hanno questa potenza di calcolo, mi ricordo anni fa c'era lì che lavorava a San, poi mi ha detto ora e disse quindi vabbè, quello è l'esempio proprio dell'eccellenza di questo per fare questo paese una scuola di quello che stiamo facendo in essere che non c'è nulla vuole per essere stato finito. Ok, va bene, allora c'è il foglio di firme, poi se c'è qualche domanda ce la fate su Facebook, sul sito. Thank you.